Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e oggi facciamo un video sulle battaglie del futuro oceanico. Siamo arrivati a poco a poco, era per era, al futuro oceanico. Il futuro oceanico è un'era un po' particolare perché è molto più lunga di tutte le altre ere. L'albero delle ricerche, delle tecnologie non finisce mai. Come mai? Ma non so se InnoGames all'epoca pensava, aveva qualche strategia diversa, di continuare sempre nella stessa era. Fatto sta che il futuro oceanico è uscito in parti diverse, non è uscito tutto insieme, se non sbaglio in cinque fasi diverse. Adesso neanche ricordo perché adesso non è più possibile vedere nell'albero la divisione fra fasi, sembra un'era unica. E siccome le fasi sono così tante, anche le unità militari del futuro oceanico sono molte di più che quelle di qualsiasi altra era. In particolare, per ogni tipologia, quindi abbiamo normalmente le unità veloci, quelle pesanti, quelle leggere, quelle a distanza e quelle artiglieria, in ogni era normalmente ce n'è una sola. Abbiamo visto che nel video precedente che nel futuro artico c'erano stranamente, due unità diverse di tipo pesante, oltre al campione, vabbè, il campione è un'unità in più che a volte è pesante, a volte è veloce, insomma cambia anche come tipologia di unità. E invece nel futuro oceanico di tutte le tipologie di unità ce ne stanno due, una che viene, la tecnologia viene prima e una che viene dopo. Quindi noi in questo video vedremo, ma per il momento vediamo le prime, perché se no vederle tutte insieme diventa complicato, si fa solo una gran confusione, non si capisce più niente. Quindi vediamo le prime unità di ogni tipologia del futuro oceanico, poi faremo un video con le seconde unità. Poi faremo anche un confronto fra le prime e le seconde unità, quali convengono, quali non convengono. E per fare questo video andiamo su Fel. Fel è uno dei tanti mondi su cui io ho la mia città. Sono nel futuro virtuale, quindi ho sbloccato tutte le unità militari del futuro oceanico, tutte le tecnologie. E invece nelle città che ho nel futuro oceanico magari mi mancava qualche militare, quindi non potevamo fare questo lavoro. E per vedere le battaglie andremo nelle spedizioni, qui sono in attivo in questo mondo, non le ho neanche cominciate le spedizioni. Vedete, sto ancora a livello 1, devo iniziare, le ho lasciate apposta. E la cosa interessante è proprio che se attacco, vedete, ho unità del futuro oceanico, perché nella prima fase delle spedizioni si hanno sempre unità dell'era precedente, quindi possiamo fare delle prove con il futuro oceanico. Vediamo allora per prima cosa quali sono queste unità, queste coppie di unità. Andiamo nell'esercito, scegliamo futuro oceanico e cominciamo. Queste sono le unità veloci. Nelle unità veloci abbiamo l'anguilla idroelettrica, che è una, e questo che cos'è? E l'aliante, gli alianti, che è un'altra. Quindi abbiamo due unità di tipo diverse. L'anguilla idroelettrica è quella della prima fase, e l'aliante, gli alianti, sono quelli della seconda. Unità pesanti. In unità pesanti abbiamo l'Octopod e il Crab robotico. E stranamente non so perché sono messi in questo ordine, fatto sta che il Crab robotico è quello che vedremo oggi, perché il Crab robotico è quello della prima fase, mentre invece l'Octopod viene successivamente nell'albero delle ricerche. Poi abbiamo le unità leggere e abbiamo la scimitarra e la manta. Anche in questo caso è la manta che viene prima, quindi l'ordine non corrisponde. Poi abbiamo le unità di artiglieria e abbiamo il tartatorre e la medusa. In questo caso invece l'ordine corrisponde, quindi la prima nelle tecnologie è il tartatorre. Infine le unità veloci, abbiamo lo squalo incrociatore e il Nautilus. E lo squalo incrociatore è il primo, quindi anche qui l'ordine è rispettato. Quindi cominciamo, ripeto, in questo video vediamo soltanto le prime unità di ogni tipologia e le confrontiamo con quelle dell'era precedente, del futuro artico, e poi faremo delle prove, delle battaglie nelle spedizioni. Partiamo dalle unità veloci, abbiamo detto loro l'anguilla idroelettrica. L'anguilla idroelettrica è un'unità un po' particolare, si usa molto, poi ne parleremo delle abilità, delle caratteristiche che ha. E vediamo intanto le potenze in attacco e in difesa, 180 in attacco e 150 in difesa. Andiamo a vedere invece le unità
dell'era precedente, avevamo 180 e 100, quindi l'attacco è uguale ma la difesa è aumentata. Qui avevamo con il robo incursore del futuro Artica una portata di 8 e un movimento di 36. Con l'anguilla idroelettrica abbiamo una portata di 10 e una difesa di 35, un movimento di 35. Ho dimenticato quant'era l'altro, quindi 10-35, mentre qui avevamo 8-36, quindi insomma un piccolo aumento della portata con una lievissima diminuzione del movimento, sostanzialmente è rimasto lo stesso. Vediamo il bonus verso l'unità, abbiamo imparato che ormai questi bonus ogni era cambiano. Qui avevo unità pesante artiglieria, un bonus in attacco e in difesa 140 e 160. Invece adesso... Adesso abbiamo unità distanza e artiglieria, quindi non pesante artiglieria, 160 e 150. Poi come bonus, come altri bonus, nel futuro Artico, robo incursore aveva dei bonus sulle macerie e dietro la trincea. Invece adesso con il futuro oceanico e con l'anguilla idroelettrica abbiamo un bonus sulle rocce, sia in attacco che in difesa, e nella foresta, sulle rocce è più alto, è 70, mentre nella foresta soltanto in difesa e 45. Vediamo le abilità. L'anguilla idroelettrica è importante per le abilità. È importante per le abilità perché ha il famoso nascondi nei cespugli. Intanto ha un bonus contro l'unità d'artiglieria e in più sull'unità di artiglieria sapete che colpisce da lontano, mentre l'anguilla idroelettrica, nascondendosi nei cespugli, i cespugli se ne trovano abbastanza nel campo di battaglia, quindi riescono in sostanza a essere quasi indenni dell'artiglieria, contro quale abbiamo detto hanno un bonus sia in difesa che in attacco, quindi sono molto buone contro l'artiglieria, anche contro unità a distanza, anche un po' contro tutte le unità, col fatto che si nascondono, e soprattutto con unità che non sono molto mobili, non so, anche con unità pesanti, loro sono più, quindi si muovono di più, quindi si tengono lontani nascondendosi sempre nei cespugli e colpendo da lontano perché hanno una portata 10, quindi le anguille idroelettriche nel futuro oceanico sono molto usate. L'altra abilità è il calore, quindi riduce l'attacco dell'obiettivo del 20%. Ok, questo per quanto riguarda le unità veloci. Passiamo alle unità pesanti. Le unità pesanti, abbiamo detto, è quelle della prima fase, scusate, sono i crab incrociatori, il crab robotico, no, lo squalo incrociatore, non c'entra niente. Hanno un attacco, vedete, cominciano a diventare numeri molto forti, attacco 210 e difesa 130. Invece nel futuro Artico avevamo qui anche le doppie unità. Ah, qui ce n'è una sola, il Behemoth in questo mondo manca evidentemente. Comunque, vabbè, confrontiamo con la fortezza di battaglia, era 150 e 150, vedete, quindi è molto alto nella nuova era, è molto più alto soprattutto l'attacco. Qui era portata 12 e movimento 20, invece adesso abbiamo portata 7 e movimento 20, quindi il movimento è rimasto uguale ma la portata è diminuita. Per aumentare l'attacco. Bonus, unità veloce e distanza, 80 e 60 sia in attacco che in difesa. Nell'era precedente avevamo leggera e distanza, 70 e 50. Vediamo i bonus, gli altri bonus direttamente nel futuro oceanico. Hanno un bonus dietro la trincea, in difesa, invece in attacco sulle colline e sulle macerie. Vediamo le caratteristiche, le abilità, armatura reattiva. Non può ricevere più di 4 di danno per ogni attacco, quindi insomma è abbastanza potente in difesa, molto di più in attacco e non può essere colpita più di tanto, quindi per farlo fuori ci vuole un po'. Poi ha l'esplosione, quindi ottiene un bonus d'attacco per ogni campo vicino all'obiettivo, quindi più si avvicina e più colpisce, e soprattutto ignora la furtività, quindi se avete anguille idroelettriche potete mettere il crab robotico che ignora la furtività. Mentre invece dell'altra unità pesante, lo diciamo subito, non ce l'ha questo fatto e quindi alla fine è meglio il crab robotico, almeno contro le anguille. Vediamo le unità leggere. Le unità leggere abbiamo detto che, quali sono nella prima fase, dunque qui abbiamo le scimitarre, no, la scimitarra è della seconda fase, quindi abbiamo la manta. La manta anche è un'unità molto caratteristica per le sue abilità, sì. Attacco 190, difesa 170, quindi buono per una unità leggera, è buono, 190-170,
Nell'era precedente avevamo 110 e 130, quindi insomma è aumentato molto. Portata era 1,32 e nel futuro oceanico, no, stavamo con le mante, è 9,24, quindi è diminuito il movimento ma è aumentata la portata. Ha un bonus d'attacco e di difesa verso unità pesanti e veloci 150 e 140. Nell'era precedente aveva 100 e 120 contro veloci e artiglieria. Qui vedete non c'ha molto senso fare i confronti su queste unità, su questi bonus, perché ogni era cambiano, però quando si inizia l'era e quando si fanno le battaglie bisogna sempre andare a vedere contro chi hanno il bonus, perché ci può risolvere una battaglia oppure ci può far perdere tutto. Per quanto riguarda gli altri bonus, nei cespugli in attacco 40 e nella foresta e nelle macerie in difesa, 60 nella foresta e 40 nelle macerie. No, scusate, qui sono tornato al futuro artico. Torniamo al futuro oceanico, stavamo parlando allora delle mante. Abbiamo detto bonus, portata, momento, attacco, difesa, ne abbiamo parlato. Bonus, unità pesante e veloce, 150-140. Attacco sulle colline 70. Nella foresta 50 e 40. 50 nella foresta, 40 nelle macerie. Abilità. Allora, l'abilità particolare delle mante è quella di avere il 50% di possibilità, quindi abbastanza forte, quindi una volta su due, di avvelenare le unità che attacca. Che significa avvelenare? Le unità avvelenate a poco tendono a morire, a sentirsi male, perdono un punto a ogni turno. E quindi rapidamente vengono fatte fuori, quindi continuano a perdere anche dopo che sono state colpite, vengono colpite una volta, ma in più turni continuano a risentirne. Contatto si vendica sempre gli attacchi subiti, quindi anche le mante sono abbastanza pericolose, soprattutto se ci sono mante nell'esercito contro cui combattiamo, dobbiamo farle fuori subito per evitare che feriscano tutte le unità, comunque avvelenino tutte le unità, per cui rapidamente muoiono tutte. Unità di artiglieria, le prime sono il Tartatorre, le prime che compaiono. Il Tartatorre è un'unità molto buona, ve lo dico subito, anche per una sua abilità. Veniamo prima alle caratteristiche di attacco, difesa, portata e movimento. Quindi attacco 170, difesa 160. Nell'era precedente avevamo attacco 180, difesa 140. Quindi che ha diminuito l'attacco 180-140. Ora abbiamo 170-160, sì, l'attacco è diminuito, però è ampiamente compensato dall'abilità di cui poi vi dirò. Portata 20, movimento 10, qui avevamo portata 20, movimento 14, quindi anche il movimento è un po' diminuito. Bonus contro unità leggere e pesanti, abbastanza forte, 120 e 160. Prima avevamo pesante e distanza, 140 e 100. Poi, tornando sempre al Tartatorre, abbiamo un bonus tra le lande in attacco e sulle rocce in difesa. Veniamo all'abilità, quella che rende questi Tartatorre molto importanti. Attività mortaio, che significa? I suoi colpi causano il 50% dei danni alle unità che si trovano nel raggio di due caselle dell'unità. Che significa? Nel raggio di due caselle in sostanza ci possono stare parecchie unità, perché se stanno tutte insieme, due a destra, due a sinistra, due avanti, due dietro, in alto a destra, in alto a sinistra, insomma, se le unità sono raggruppate, colpisce non solo quella che viene attaccata, ma anche tutte quelle che si trovano nel raggio di due caselle. A quelle che colpisce che non stanno nel raggio di due caselle fa un danno del 50%, ma è comunque molto forte, quindi con pochi colpi si può distruggere un esercito intero. Questa è una caratteristica importante che troveremo con piccole differenze anche in altre unità d'artiglieria delle aree successive, ricordatevela perché cambia sostanzialmente l'uso dell'artiglieria. Ricordate anche contro l'artiglieria di mettere le anguille idroelettriche che si nascondono nei cespugli e hanno un bonus verso l'artiglieria, quindi stanno lontane, non si fanno colpire, invece le colpiscono. Ok, andiamo poi alle unità a distanza, lo squalo incrociatore. Lo squalo incrociatore ha un attacco 150 e una difesa 140. Nell'era precedente avevamo il robo soldato, attacco 140, difesa 130, quindi sono un po' aumentati, ma non tantissimo. Portata 10, movimento 18, ora invece abbiamo portata 12, movimento 22, sono aumentate un pochino.
I bonus, unità leggera artiglieria 130 e 150. Prima avevamo leggera e veloce 140 e 120. Le altre caratteristiche dello squalo incrociatore, attacco bonus attacco di 75 fra le lande e bonus difesa di 60 nei cespugli e di 65 nella foresta. Come abilità, scava trincee, un bonus difesa da lontano di 70, abbastanza alto, e contatto, si vendica degli attacchi subiti. Quindi abbiamo visto tutte le unità della prima fase del futuro oceanico e possiamo andare a fare qualche prova. Andiamo subito nell'spedizione. Vedete, le spedizioni ormai, oltre che da qui, come è stato fino adesso, si può entrare da questa nave che sta qui accanto all'edificio dei campi di battaglia, accanto all'edificio degli insediamenti. Ok, andiamo subito nelle spedizioni. Allora, facciamo la prima battaglia. Questa è molto semplice. Abbiamo soltanto, ecco, vedete, tre squali incrociatori. Sono unità a distanza, vediamo che cosa possiamo mettere. Le anguille idroelettriche, per esempio, hanno un bonus contro unità a distanza. In più si nascondono, quindi possiamo mettere. Proviamo tutte anguille idroelettriche, per esempio. Attacca, adesso non lo facciamo in automatico perché vogliamo proprio vedere queste caratteristiche. È saltato tutto. Un po' di tempo ogni tanto mi fa questa cosa. Metto un attimo in pausa. Eccomi di nuovo. Allora, come vedete, mi chiede se voglio continuare il combattimento, chiaramente gli dico di sì. Ok, adesso l'anguilla idroelettrica deve cercare di. Insomma, loro colpiscono, arrivano abbastanza lontano, però devono cercare di mettersi nei cespugli. Vedete, da qui per esempio, questa unità non riesce a colpirmi, mentre io la colpisco e sto nei cespugli, quindi sono anche immune dagli attacchi a distanza. E da qui l'attacco direttamente, vedete? Quest'altra pure va nei cespugli e riesce ugualmente a colpirla. E anche questa è fatta. Qui, dato che spugli, non riesco a colpirla. E aspettiamo che si avvicinino loro. Tanto non li colpisco io, ma non mi colpiscono neanche loro. Qui, da questi cespugli, riesco a colpirla. Ok. E da questi altri cespugli non la colpisco. Ma io paziento, mi metto nei cespugli e aspetto che si avvicinano loro. Cespugli. Vedete che, insomma, il campo di battaglia è abbastanza pieno di cespugli. Ok, e qui mettiamoci qui dietro, sempre nei cespugli. Ultima unità, la mettiamo qui. Ecco, vedete, sono riuscito a metterle tutte nei cespugli. Mi ha colpito, però è dovuto avvicinarsi. Beh, a questo punto in un attimo la facciamo fuori. Ok, vabbè, erano soltanto tre, siamo andati molto bene. Vediamo qui che cosa abbiamo. Qui abbiamo le unità d'artiglieria, vedete, qui abbiamo tutte e due le tipologie di unità. Adesso contro l'artiglieria bisogna trovare qualche unità che non può proprio essere colpita dall'artiglieria. Se non sbaglio, in quest'era non ce l'abbiamo, perché l'unità veloce è un bonus contro l'artiglieria, l'anguilla idroelettrica, ma non. Vediamo se c'era qualche unità al limite anche fra quelle della seconda era. Che non può essere colpita dall'artiglieria. Ah, qui però sto su tutte le aree. Mettiamo futuro oceanico. Questo no. E questo no. Questa è l'artiglieria. Questo no. Vediamo l'altra. Non ce l'abbiamo. Dobbiamo mettere un'unità di un'altra era, anche di un'era molto precedente. Per esempio potremmo prendere, mettiamo tutte le unità, tutte le aeree, se non sbaglio avevamo che era nel futuro, credo. Avevamo i droni o gli sciami di droni. Non mi ricordo se stavano qui. Ah, ecco, vedete, addirittura arriva in modalità contemporanea, quindi molte aree prima. Ricordatevela questa cosa, quando trovate tutta artiglieria, andate a trovare unità come questa. Questo è un elicottero di parecchie aree prima, dell'età contemporanea, ma con un solo elicottero, siccome non può essere attaccato dall'artiglieria, io vinco di sicuro. Potrei anche fare il combattimento automatico. Facciamo proprio il combattimento automatico, ma visibile, così lo potete vedere. Che dobbiamo fare? Oggi il sistema ce l'ha con noi. Come continua combattimento. Ok, facciamolo in automatico. Vedete, le unità d'artiglieria non riescono a colpirmi, quindi quando tocca a loro
stanno ferme, neanche ci si accorge. Queste sono le particolari che non si sanno muovere effettivamente, ma anche queste, vedete? Aspettano perché tanto non possono colpirmi. Arriva l'elicottero e lo uccide. E c'ha tutto il tempo che vuole perché non può essere attaccato dall'artiglieria. Quindi un solo elicottero dell'unità contemporanea ha sconfitto quattro unità d'artiglieria dell'età del futuro oceanico. Quindi quando avete queste situazioni, tutta artiglieria, fate attenzione, non pensate all'era, basta che trovate un'unità che è immune dall'artiglieria. Ok, andiamo nel terzo combattimento. Vediamo che cosa abbiamo. Qui abbiamo due squali incrociatori e due crab robotici. Se vi ricordate, i crab robotici ignorano la furtività, quindi non vanno bene contro le anguille. E che cosa possiamo mettere? Allora, loro sono unità pesanti, potremmo mettere l'artiglieria. Questa artiglieria, vedete, vediamo questa caratabilità dell'artiglieria, vi ricordate? Loro, beh, gli squali incrociatori colpiscono l'artiglieria, hanno un bonus. Però proviamo ugualmente. Proviamo proprio la caratteristica abilità che fa uccidere più unità insieme da parte dell'artiglieria. Ok, adesso a noi conviene che loro si mettano vicine. Chiaramente, se non fosse una battaglia automatica, non si metterebbero vicine. Perché vedete, se io colpisco questa unità, colpisco anche al 50% le due che stanno dentro due caselle. Quindi colpisco tutte e tre gli squali incrociatori. Vedete? E io continuo a colpire lo squalo incrociatore. Così è vero che loro hanno il bonus, ma prima che loro riescano a farlo, che riescano ad arrivare a colpirmi, le ho uccise. Qui adesso non la colpisco più perché sta a più di due caselle. Vedete, finché c'era l'unità qui, tutte e due stavano a meno di due caselle, a due caselle. E adesso ne posso colpire solo una per volta. Però comunque, vedete, l'artiglieria è abbastanza potente. E anche se lo squalo aveva il bonus, non è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza. E adesso contro il crab robotico invece abbiamo noi un bonus. E quindi poi loro sono lenti, quindi non dovremmo avere problemi. Vedete, di fatto abbiamo vinto la battaglia senza neanche una ferita, perché non hanno fatto in tempo a avvicinarsi. Questa è la caratteristica che l'artiglieria si porta fin dall'età del bronzo. Ok. Vediamo qui che cosa abbiamo. Qui abbiamo un po' di tutto. Allora, l'artiglieria non va molto bene contro l'anguilla, quindi essendo, ma c'è un'anguilla sola, però un paio di crab robotici ce li mettiamo, che vanno bene contro l'anguilla. Poi qui abbiamo già leggera e leggera. Qui invece abbiamo distanza, veloce, insomma c'è un po' di tutto. Quindi il crab a veloce e distanza, mettiamone altri due. Ma l'artiglieria forse non conviene metterla in questo caso. Vediamo che cosa abbiamo. L'unità leggera, pesante e veloce. E se mettessimo delle anguille anche noi? Le anguille, distanza e artiglieria. Ma facciamo così. Mettiamo crab robotici e anguille, che sono un po' i nemici fra di loro. Attacchiamo manualmente. Ah, tocca a noi, non si vede tutto il campo, c'è qualche problema. Prima ho dovuto riavviare proprio il computer, ma non è servito a niente. Allora, cominciamo ad attaccare direttamente l'anguilla prima che sia lei a nascondersi. No, devo andare in pausa, sta tutto bloccato qui. Eccoci di nuovo, speriamo che questa volta le cose vadano meglio. Ok, allora continua combattimento. Qui abbiamo un esercito abbastanza complesso, avevo detto mandiamo questa avanti, mettiamo nei cespugli e magari colpiamo proprio l'anguilla idroelettrica. Anche questa nei cespugli e abbiamo fatto fuori l'anguilla idroelettrica. Ok, l'aliante vedete ci colpisce subito e noi andiamo ancora nei cespugli e colpiamo anche l'aliante. Qui, da qui riusciamo a colpire questa unità. Qui vediamo delle unità che non abbiamo visto perché sono quelle della seconda parte del futuro oceanico. Con il crab robotico andiamo avanti. Come al solito le unità pesanti hanno questo problema, che sono lente. Ok, adesso qui io mi allontano
in modo però da colpire ugualmente queste unità. Questa sta già nei cespugli, posso colpire questo squalo incrociatore. Questa rimane nei cespugli, vedete, avendo una portata, questa anguilla idroelettrica abbastanza lunga, possono colpire da lontano, si mettono nei cespugli e colpiscono da lontano. Invece col crab robotico devo avvicinarmi finché non arrivo all'unità. Ok. Ecco, pure metto nei cespugli, ricordatelo questo giochino dei cespugli delle anguille idroelettriche. La prima ondata è finita, inizio prossima battaglia. Ok, allora sempre nei cespugli, qui sto più lontano, sto sempre nei cespugli, ma colpisco uguale questa unità. Cespugli e colpisco uguale questa scimitarra della seconda fase. Ok. Ecco, vedete la manta? Questa è la famosa manta. Ha colpito e poi è morta. Il danno, l'avvelenamento l'ha fatta morire direttamente. Si è visto per un attimo, se volete tornare un attimo indietro nel video, un teschio verde che indicava proprio l'avvelenamento. Ok, adesso noi cerchiamo di uccidere al più presto la manta. E è morta. E adesso finiamo rapidamente questa scimitarra e la battaglia è vinta. Ok, qui vediamo, questo è un premio del Tempio delle Reliquie, piazza tribale, ne facciamo poco. Facciamo un'altra battaglia. Ok, qui abbiamo due mante, un octopod e una medusa. Queste sono unità, a parte le mante, sono unità della seconda fase. Comunque sono unità pesante, artiglieria e leggera. Ma io tutto sommato proverei, se loro non hanno bonus verso l'artiglieria, io metto tutta artiglieria. Li colpiamo da lontano, li colpiamo più unità insieme e andiamo benissimo. Diciamo che l'artiglieria va evitata quando le anguille. Io posso mettere anche sempre l'artiglieria, che è molto potente, e quando dall'altra parte ho le anguille, metto invece l'artiglieria e i grab robotici. Questa è un po' la tecnica. Quindi colpiamo questa manta, in effetti le colpiamo tutte e due. Vedete? Di nuovo, adesso una è finita, adesso colpiamo una per volta perché non abbiamo unità vicine. Questa è l'unità d'artiglieria, l'altra di cui vi dicevo che non vale molto, è più potente ma sta ferma, non si muove, va in un punto a caso della mappa e poi lì rimane. Ok, vedete, ci hanno fatto appena un po' di danno a una tartatorre, o un tartatorre, non so se è maschile o femminile. Ok, forse è femminile, sarebbe una torre, una tartaruga torre. Andiamo ancora avanti. Qui pure che cosa possiamo fare? È tutta artiglieria? No, perché abbiamo di fronte l'anguilla, però abbiamo una sola anguilla. Quindi forse tutto sommato qui possiamo mettere, ma magari facciamo così, 5 artiglieria e 3 crab robotici per l'anguilla. Attacca. Ok, allora con la tartatorre attacchiamo direttamente questa manta, così attacchiamo anche l'aliante che sta vicino. Di nuovo, e la manta è finita. E adesso attacchiamo un'altra manta, che come ho detto è bene farla finita prima che avveleni qualcuno. E qui è fatta. Poi, gli alianti che cosa hanno? Non possono essere colpiti dalla... Questo non me lo ricordavo, perché non li abbiamo visti oggi. L'artiglieria, non può, eccola l'unità di quest'era che non può essere colpita dall'artiglieria, l'aliante, ricordiamoci. Quindi i crab robotici vanno messi anche contro gli alianti. Ok, allora colpiamo le altre unità, avviciniamoci con i crab robotici, sono lenti però possono colpire le anguille ignorando la furtività e anche gli alianti. Ok, artiglieria ancora, vedete adesso io con questa artiglieria non posso colpire l'anguilla idroelettrica perché è nascosta nei cespugli, ma se colpisco il crab robotico colpisco anche l'anguilla perché sta entro due caselle. Quindi attenzione di nuovo che in qualche modo riesco a ignorare la furtività. Ok, adesso vi possiamo attaccare solo l'octopod. È fatto, e adesso niente, dobbiamo in sostanza tutte e due le unità vogliono il crab robotico. Anzi, forse queste tartatorri conviene che le mettiamo tranquille qui. Con questo attacchiamo, vedete che io attacco l'anguilla anche da lontano, ignoro la furtività e l'ho fatta subito fuori. E l'aliante in un attimo l'ho fatto fuori.
Ok, quindi diciamo tutte tartatordi, tranne quando abbiamo contro alianti o anguille idroelettriche, crab robotici. Ok, il sistema non si blocca più, sembra che va meglio. Vediamo che cosa abbiamo qui. Abbiamo un po' di tutto, però una sola anguilla e un aliante. Quindi diciamo che mettiamo 4 tartatorri e 4 crab robotici. Attacca. Ok, allora con la tartatorre attacchiamo dove ci sono più elementi vicini, in questo caso qui che ce ne sono due. Ancora. Adesso attacco quest'altro e questo è quasi morto, quindi forse muore anche con il 50%. Infatti li ho uccisi tutti e due, alla fine con tre colpi ho ucciso due unità. E niente, adesso c'è poco da fare perché sono tutte distanti fra di loro le unità, quindi quella che attacco. Attacco il crab robotico, il crab robotico, vedete, attacco subito l'anguilla. Con quest'altro mi devo avvicinare un po', ancora non riesco ad attaccarla, però a questo punto attacco lo squalo. E avviciniamoci anche con quest'altro crab robotico e con quest'altro. Forse ne bastavano tre di crab robotici. Ok, qui attacco questa unità che sta più vicina. Qui la caratteristica abilità mi serve a poco perché stanno tutte lontane le unità. Allora, con il crab robotico attacco l'anguilla pure che sta nascosta ai cespugli. Con l'altro attacco gli alianti che non possono essere attaccati dall'artiglieria. È rimasto solo questo ottopo, dove lo facciamo rapidamente fuori con l'artiglieria. Ok. Questa battaglia è più difficile, dovrebbe essere in due ondate. Infatti abbiamo contro, qui abbiamo tutte anguille. Qui no, però dobbiamo per forza necessariamente mettere dei crab robotici che ci servono per la seconda ondata. Nella prima ondata possiamo anche mettere un po' d'artiglieria. Forse possiamo fare come prima, 4 crab e 4 artiglieria. Ok, adesso colpisco l'artiglieria, se colpisco questa manta, colpisco anche le unità a due caselle, quindi 1, 2, 3 più la manta, colpisco 4 unità con un colpo solo. Vedete? Di nuovo, l'altra. Adesso questa che stava vicino è finita, quindi queste stanno più lontane di due caselle, non posso farlo più, però posso colpire queste due o queste due. Colpiamo queste due che ci colpiscono da lontano e ci stanno facendo danni. Col crab robotico colpiamo questa scimitarra che sta troppo vicina. Colpiamo la manta, ricordiamoci che le mante ci avvelenano. Ecco, vedete? Questa tartatorre è subito morta, è stata avvelenata e subito morta. Attacchiamo qui che stanno a due caselle di distanza, li attacchiamo tutte e due insieme. Gli squali sono morti, attacchiamo questa manta, è finita. E avviciniamoci per attaccare questa unità. Ok, adesso ci sono rimaste due artiglierie e tre crab. Le artiglierie non ci servono a niente contro le anguille. Beh, ci servono nel senso che le anguille ci serve un po' di tempo per ucciderci. Attacchiamo la battaglia e cerchiamo di lavorare con i crab robotici, che però sono lenti. Vedete, ci ha subito colpito l'artiglieria. Però si sono dovute avvicinare e noi colpiamo direttamente. Vedete come vado bene contro le anguille? Con il crab, ignoro la furtività, loro vanno nei cespugli, ma non serve a niente. E l'ho fatta fuori subito. Ok. Abbiamo altri due tentativi che abbiamo vinto prima. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo una sola anguilla. Possiamo mettere tutto sommato. Penso che un paio di crab ci bastano, mettiamo tutta l'artiglieria. Ok, allora anche loro hanno un'artiglieria, quindi cerchiamo di mettere le nostre unità non troppo vicine tra di loro. Andiamo qui e colpiamo proprio l'artiglieria. La prima cosa dobbiamo far fuori il tartatore, ok, ce l'abbiamo fatta.
Poi andiamo, facciamo fuori, non abbiamo due caselline vicine, quindi facciamo fuori questa artiglieria che è pure abbastanza potente. Facciamo fuori quest'altra artiglieria. Ok, andiamo avanti col crab robotico e colpiamo questo squalo che è l'unico che possiamo colpire. Ok, adesso qui abbiamo tre unità vicine, compresa l'anguilla che non potremmo colpire, ma la colpiamo come unità vicina. Ok, adesso sono due, ma va bene uguale. Ancora. Adesso questa anguilla non la possiamo colpire, bisogna che ci pensa l'unico grab robotico rimasto. Ecco, la colpiamo direttamente. In realtà anche i tartatori possono colpirle, ma devono arrivare vicine e oltretutto le anguille hanno il bonus, quindi hanno molta difficoltà. Ok, ultimo tentativo, se non ne vinciamo altri. Qui abbiamo anche una sola anguilla, penso che tre crab siano sufficienti. Attacchiamo. Attacchiamo subito l'artiglieria, tenendoci per quanto possibile lontani fra di noi. Questa anguilla non è riuscita a nascondersi nei cespugli. Attacchiamo di nuovo, facciamo fuori l'artiglieria, quasi anche l'anguilla. Attacchiamo. Adesso potremmo scegliere se attaccare l'anguilla o attaccare qui. Qui prenderemo 4 unità, ma l'anguilla è bene farla fuori al più presto e l'abbiamo eliminata. Adesso, cliccando qui, colpendo qui, facciamo 4 unità insieme. Di nuovo. Il crab invece si avvicina lentamente, ci serviva per l'anguilla ma già non serve più. Ok, da qui ne colpiamo 4. Di nuovo. Da qui ne colpiamo 2. E ormai è rimasta una sola. Il crab vale per gli alianti e abbiamo finito. Ok, non abbiamo più tentativi, penso che possiamo finire qui. Scusate per le interruzioni, ma non dipendono da me, è andato in crash varie volte il sistema. Quindi abbiamo visto oggi le unità del futuro oceanico, quelle della prima parte. La prossima volta vedremo quelle della seconda parte, che non sempre sono meglio, anzi spesso sono peggio. Qualcosa in realtà abbiamo visto anche oggi perché le abbiamo trovate fra i nemici queste unità. E il video è finito qui, vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!